Ma con fotovoltaico e pompa di calore riesco a riscaldare casa gratis? Ciao, io sono Samuele e alla domanda che di solito mi fanno, ma riesco a riscaldare casa gratis? La risposta è ni. Lo so che vorresti sentirti dire sì, puoi riscaldare casa gratis, ma per una serie di motivi tecnici non può essere così. Ma se alla fine dell'anno però facciamo il bilancio economico ed energetico, la risposta è sicuramente sì. Allora dai. Clicca sul tasto mi piace e partiamo. E se non l'hai ancora fatto, iscriviti al mio canale YouTube, così da ricevere in anteprima tutti i miei prossimi video. La risposta non è sì, ma nemmeno no. Perché il fotovoltaico produce poco, quando in realtà la pompa di calore consuma tanto. Cioè d'inverno, quando ho bisogno di energia dal fotovoltaico, non ne ho così tanta a disposizione per poter coprire i consumi della pompa di calore per riscaldamento. E questo te lo posso dimostrare con i numeri, non per sentito dire. Allora, prendiamo un caso cautelativo, dove la pompa di calore può consumare poco. Quindi una casa da 150 metri quadri, riscaldata con un impianto a pavimento radiante e isolata. Con una casa del genere costruita al nord Italia, posso aspettarmi mediamente dei consumi come riportato in tabella. Se prendo in considerazione il mese di gennaio, posso aspettarmi un consumo elettrico di circa 30 kWh al giorno, a cui però devo aggiungere anche il consumo elettrico base della casa, quindi il consumo delle luci, del piano induzione, del frigorifero, del freezer, dei computer, degli elettrodomestici e così via. Giusto per dare dei numeri, quindi potrei aggiungere altri 15 kWh al giorno per il consumo della casa. Che fotovoltaico devo installare al nord Italia per avere 45 kWh elettrici in gennaio? Se hai già un fotovoltaico riesci già a farti un'idea. Ma per i meno esperti ti propongo quest'altra tabella, dove viene indicata la produzione mensile di un impianto fotovoltaico da 20 kW, considerando ad esempio un'installazione a Milano. Se prendi in considerazione la prima colonna, dove appunto viene definita l'energia media giornaliera prodotta nei vari mesi, possiamo vedere che a gennaio un fotovoltaico da 20 kW produce 26,40 kWh al giorno. A febbraio 46, a marzo 65 e così via. Abbiamo prima visto invece che una casa completamente elettrica potrebbe arrivare a consumare 45 kWh al giorno. Ecco che un impianto da 20 kW andrebbe a coprire poco più della metà del fabbisogno giornaliero dell'abitazione. Se invece considero i mesi di ottobre, novembre, marzo ed aprile, il fotovoltaico copre tranquillamente in un giorno quello che consuma la pompa di calore. Però non abbiamo considerato lo scambio sul posto. Lo scambio sul posto infatti ci viene molto in aiuto in questo. Ed è per questo che la pompa di calore con il fotovoltaico è una soluzione vincente, ma nell'arco di un anno, quindi facendo il bilancio annuale sia economico che energetico. Se vado a cercare la definizione di scambio sul posto su Wikipedia, mi trovo quanto segue. Lo scambio sul posto definisce la regolamentazione del meccanismo che consente di immettere in rete l'energia elettrica prodotta da un impianto privato di produzione di energia elettrica, ma non immediatamente autoconsumata, per poi prelevarla in un momento successivo per soddisfare i propri consumi elettrici. Il servizio di scambio sul posto è regolato su base economica dal gestore dei servizi elettrici, ovvero dal GSE, in forma di contributo finanziario associato alla valorizzazione a prezzi di mercato dell'energia scambiata con la rete elettrica. Tradotto in maniera semplice, l'energia prodotta in più d'estate va a compensare l'energia prelevata dalla rete d'inverno. Quindi, se non ti soffermi con un bilancio giorno per giorno dell'energia prodotta, consumata e prelevata, ma apri le tue vedute in un bilancio annuale, grazie al meccanismo di scambio sul posto potrai riscaldare casa gratuitamente grazie al fotovoltaico e alla pompa di calore. Tutto questo naturalmente se la pompa di calore è stata dimensionata correttamente e se l'impianto fotovoltaico è stato dimensionato correttamente. Se invece vuoi capire se il fotovoltaico sta rendendo bene
e sta producendo quello che ti aspettavi, allora potrai vedere un altro mio video dove assieme a un mio amico esperto nel fotovoltaico ti aiuterà ad analizzare in maniera molto semplice il tuo impianto fotovoltaico. Se non l'hai ancora fatto, iscriviti al mio canale YouTube per ricevere in anteprima tutti i miei prossimi video.